vi portiamo in un bel percorso degli eventi estivi delle associazioni. E quando dico delle associazioni parlo di tutte quelle persone, tutte quelle associazioni nei quartieri, ragazzi che in un qualche modo si sono espressi a pieno per realizzare eventi di natura campagnola, li conoscete, molti di voi li hanno vissuti, sono eventi che sono stati fatti nei quartieri e che hanno avuto sicuramente un bel successo, fatti di buon cibo, di buona enogastronomia, fatta di musica popolare. Da noi la tradizione vuole il liscio, quindi tanta gente che si riversa nei quartieri per dare valore a questi ragazzi che fanno un ottimo lavoro, ma poi per divertirsi e per passare bene una serata d'estate. Quindi tutta una serie di eventi veramente eccezionali, fatti da dei ragazzi altrettanto eccezionali che addirittura prendono ferie, vacanze per poter realizzare questi eventi. Molte le feste campagnole, poi vi portiamo a tutta una serie di eventi ed attività che la nostra Proloco ha realizzato in primis per la città insieme all'amministrazione comunale, incaricati come la Fano dei Cesari. Vi porteremo ancor prima alla scoperta della Fanogeo, fiera agricola, ancora questa manifestazione che si tiene in un'area bellissima come l'area Codma e che dà valore all'agricoltura. Vi porteremo nella manifestazione In Gir per Funk, che quest'anno ha visto un bellissimo successo, nella Notte dei Desideri a Torrette, che ha legato la nostra opera insieme a Torrette Promotion e insieme ai tanti turisti che ci sono nei campeggi, uno legato ai bambini che ormai ha varcato le soglie della regione, infatti è diventato un evento di rispetto nazionale. Parliamo del Paese dei Balocchi, un'associazione che si sta esprimendo veramente ai massimi livelli, e poi un'altra bellissima associazione che quest'anno ha fatto un passo importantissimo trasferendosi alla Rocca di Fano dalla Pineta, che è il Palio delle Contrade con il gruppo storico La Pandolfaccia. Insomma, un viaggio lungo un percorso fatto d'una stagione, fatto da dei ragazzi che io ritengo obiettivamente dei professionisti, nel senso che sono ragazzi che nel dopolavoro dedicano il loro tempo alla città, quindi veramente persone da ammirare. E oltre loro ovviamente daremo valore a tutti coloro che ci stanno vicino, che stanno insieme a noi, una serie di sponsor che ormai sono anni che stanno insieme a noi e che voglio anche ringraziare, che sono i Conad locali, quindi Arido Severi per il Conad Flaminio e il Conad Sant'Orso, ancora Daniele per il Conad di San Lazzaro, il presidente della Banca di Credito Cooperativo di Fano Romualdo Rondina, e la Opel Central Garage che ormai è presente in tutte le nostre manifestazioni. Quindi andiamo insieme a scoprire tutti gli eventi. Quest'anno l'inizio della Proloco delle manifestazioni è stato Fanogeo. Fanogeo, che è un evento che è ereditato prima dal Comune di Fano, poi dalla Cooperativa Tre Ponti, che era l'organizzatore. Io praticamente questo evento lo seguo da 24 anni, perciò un evento che negli anni si è trasformato, perché si è trasformato, diciamo, il mondo agricolo, perché agli inizi era una fiera dove si portavano tanti trattori, tanti aratri, tante seminatrici, tanto di tutto e di più. Poi è cambiato il modo, il sistema di trasformare delle macchine agricole, perciò naturalmente la manifestazione, che ha 30 anni quest'anno, si è trasformata completamente. Noi abbiamo puntato molto sulla didattica. È 4 anni che portiamo i bambini delle scuole, quest'anno avevamo circa 380 bambini delle scuole, dove davamo l'opportunità di vedere realmente in miniatura, perché non è che potevamo portare 100 animali, ma avevamo la mucca, avevamo l'asino, avevamo il maiale, avevamo la pecora, l'agnellino, avevamo il cavallo, ecco, tanti animali del mondo agricolo, del mondo campagnolo di una volta, che praticamente i bambini, magari molti, non avevano mai visto dal vivo, magari solo in televisione. Perciò questo era l'obiettivo principale. E da qui abbiamo avuto dei grandi risultati di partecipazione, che poi voi mi insegnate che il pubblico, cioè un bambino che va a casa, essendo venuta la mattina con la scuola, quando va a casa al zio, al nonno, al babbo, mamma, cerca di riportare tutti e far vedere cosa aveva visto magari la mattina precedente su quella zona. Perciò diciamo che
questa Fanogeo che quest'anno ha compiuto una data importante, un compleanno importante, perché 30 anni di manifestazioni, voi capite cosa. Però l'obiettivo è di non mollare questa manifestazione, che realmente trova anche qualche difficoltà, perché naturalmente abbiamo perso parte di quello che dicevo prima, mezzi e tanto, però ecco, la trasformazione, c'è una trasformazione in corso e noi cercheremo di cavalcare questa trasformazione. Buongiorno a tutti, siamo qua per parlare della conclusione degli eventi della Proloco di quest'anno. Noi come Conad, come tutti gli anni, però sempre di più siamo vicini alla Proloco, perché abbiamo capito che comunque evidenzia e porta a conoscenza ai cittadini, ai turisti, tutto quello che è il valore del nostro territorio. E quindi, diciamo, siccome quest'anno in particolar modo hanno fatto degli eventi molto sentiti e anche molto ben riusciti, quindi hanno il mio apprezzamento, i miei complimenti, ci tenevo a ringraziarli per averci fatti partecipare a questi eventi che coinvolgono soprattutto molti cittadini, hanno portato in evidenza delle cose, delle caratteristiche, delle culture, dei cibi che comunque non si stanno perdendo, però diciamo è una conoscenza popolare che sta riemergendo, e quindi noi come supermercati Conad siamo vicini a questa cosa anche per questo motivo, oltre che comunque portano in evidenza un territorio, uno sviluppo, e fanno conoscenza ai giovani di quello che è la loro cultura, quindi noi piacevolmente li appoggiamo. Grazie Proloco. Allora che la Fano dei Cesari cominci ad aprire la sfilata, vediamo il sindaco Massimo Seri affiancato da Miss Fanon Fortune, di seguito il vicepresidente del Consiglio regionale Renato Claudio Minardi, il vice sindaco Stefano Marchegiani, è il presidente della Proloco di Fano, Etienne Lucarelli. Siamo arrivati veramente a una delle manifestazioni più belle di quest'estate, una manifestazione che ovviamente è una manifestazione del Comune di Fano, che ha visto però incaricata la nostra Proloco per la realizzazione, sicuramente riconosciuta in questo caso come un braccio operativo, e fatta con la collaborazione di tante associazioni locali che si vogliono esprimere, si esprimono anche a livello nazionale in tutti i campi sulle rievocazioni storiche, e quindi abbiamo creato così questo gruppo di associazioni che è parte dalla Colonia di Afanestris, che è un'associazione storica locale che ormai le ha realizzate tutte, Sima Chiellenon, un gruppo di giovani che si stanno esprimendo veramente in modo importante a livello nazionale, ancora il Comitato Genitori di Sant'Orso, ne conosciamo la Fano dei Cesarini, o il gruppo di Domenico, il gruppo giovani di Domenico Alfano che si è espresso per i Ludi Romani, affiancati anche da il sapere del Centro Studi Vitruviani, che è stato un po' un faro per la realizzazione in alcuni momenti delle attività. Ecco, una manifestazione che sicuramente ha voluto riportare una manifestazione importantissima che ormai non si vedeva in città da 7 anni, ma che si è veramente espressa ad un livello altissimo. Primo perché siamo andati dietro una scelta, quella dell'amministrazione comunale, di voler allestire la città, fargli cambiare volto, voleva parlare un po' dell'antica Fanon Fortune, quindi portare in città una serie di rievocatori che potessero cambiare il volto alla città, e sono stati in città più di 350 rievocatori dei più grossi gruppi storici locali, parliamo della Decima Legio, della Prima Legio Italica, parliamo della Minervia, parliamo della Centuria Picena, parliamo di tantissimi altri gruppi che adesso non ricordo e non voglio nominare per non sbagliare.
ma da qui anche alla ricreazione di un'arena eventi come questa del Pincio, quindi con non più la sabbia soltanto nella domenica per la corsa delle bighe, ma la sabbia dal giovedì, dove si è potuta esprimere una grande Fano dei Cesarini con grande sorpresa ha riempito il Pincio con tantissimi bambini che hanno voluto giocare così alla romanità, ma anche un momento culturale importante per fargli imparare questo periodo storico della nostra città. Il venerdì con un momento dove i giovani hanno potuto provare diversi sport che si accostano alla rievocazione, quindi il gruppo rugby locale ha provato il gioco dell'arpastum che si faceva già nell'antica Roma, e l'elezione della Miss con Pink Eventi alla sera, che è stato un bel momento sulla bellezza di Ottavia, e poi un sabato con una grande festa e per arrivare alla pompa magna, quindi al massimo della magnificenza, dove oltre al sabato che c'è stato un bellissimo spettacolo che parlava del dio Vulcano, ma la domenica ha visto poi veramente una bellissima parata fatta di tanti rievocatori storici, la parata delle fazioni che devo ringraziare perché veramente hanno fatto un lavoro veramente stupendo, richiamando tante persone che sentono a Fano la romanità, e poi la corsa delle bighe con un grande spettacolo che abbiamo ricreato chiamando una delle associazioni più interessanti d'Italia, e per lo spettacolo che riesce a ricreare, ma anche per la sicurezza che mette in quello che fa, perché sono dei professionisti che fanno veramente questo di lavoro. Quindi una manifestazione che veramente si è espressa al massimo livello e che ha già da quest'anno richiamato, ma lo farà sempre di più nei prossimi anni, in un crescendo anche comunicativo, siamo sicuri richiamerà l'attenzione di tutta Italia in questa manifestazione. Il primo input l'abbiamo avuto proprio da questi rievocatori storici che, venendo qua, ci hanno detto: guardate ragazzi, dobbiamo rifarla, quindi sono loro direttamente che si sono proposti, perché obiettivamente manifestazioni di questo tipo in tutta Italia non ce ne sono, e quindi veramente una bella manifestazione che può avere un seguito veramente molto interessante per la città. Siamo quasi alla conclusione diciamo di tanti eventi che hanno visto una collaborazione importante della Fano Fortune, una società, diciamo l'associazione che segue un po' gli eventi della città, e quindi non possiamo che ringraziare il suo presidente Etienne Lucarelli per tutto quello che hanno fatto. Sicuramente l'attività di volontariato che viene svolta da questa associazione è importante per la città, e quindi anche noi come banca ne sentiamo i benefici, perché poi è stata un'estate ricca di iniziative con tante presenze, e questo sicuramente la promozione del territorio ci riguarda, perché poi tra l'altro la territorialità è un dato importante anche nella riforma del credito cooperativo, mutualità e territorialità. Quindi sicuramente in questo il nostro impegno ci sentiamo affiancati anche dalla Proloco, che sicuramente tante iniziative che tra l'altro hanno sicuramente avuto successo in quest'estate, che ancora poi si sta mantenendo, quindi probabilmente qualcos'altro dovremo chiedere anche per i prossimi mesi. Quest'anno a Torrette di Fano, grazie alla collaborazione che c'è stata insieme alla Proloco di Fano e con il presidente Etienne Lucarelli, abbiamo fatto, diciamo, come Torrette Promotion, abbiamo collaborato per poter fare una bellissima festa, che poi è stata quella della Notte dei Desideri, che ha avuto un grande successo, veramente una festa di spessore, dove
C'è stata una grandissima collaborazione anche degli operatori, in particolar modo dei campeggiatori, ma di tutti quelli della zona di Torrette. È una festa in cui veramente si è creato un bel clima, la gente si è divertita grazie alla musica di Radio Studio Più. E grazie anche all'intrattenimento che c'è stato poi da parte di tante varie attività svolte anche per i bambini e così via. Poi in particolar modo il clou è stato quando ci sono stati i fuochi artificiali, che veramente hanno creato un clima bellissimo e molti turisti sono rimasti colpiti dal fatto che erano stati fatti sull'acqua, e quindi ha creato veramente un'atmosfera eccezionale che ha preparato il tutto per il lancio dei palloncini con i desideri appunto delle persone, che erano palloncini illuminati e che hanno creato un'atmosfera stupenda. Questo è stato il tutto grazie alla collaborazione e anche alla fiducia che ci ha dato sia l'amministrazione sia al Proloco di Fano, che veramente per noi è stata un grande appoggio. Noi come Torrette Promotion cerchiamo di appunto promuovere attività che possono far star bene i turisti, perché il nostro scopo è quello che la gente che viene al mare, dato che la vocazione di Torrette di Fano è il turismo, è il mare, abbiamo cercato di veramente di fare questa bellissima festa, e grazie veramente a tutti della collaborazione. Buongiorno a tutti, sono Federico Guerrieri, titolare di Central Garage, e anche quest'anno abbiamo voluto dare il nostro piccolo contributo alla realizzazione di queste manifestazioni, e cercando di essere vicini alla Proloco. E ormai ho perso il conto di tutti gli anni di cui la sosteniamo, penso che siano almeno una decina, e quindi questo ci fa molto piacere. Abbiamo visto crescere queste manifestazioni e cerchiamo di partecipare attivamente a tutte queste, anche con i nostri uomini che proprio stanno sul campo e partecipano a tutte quante. E per questo ringraziamo la Proloco, che è stata in grado di, appunto, di mettere insieme tutte le varie associazioni, e la ringraziamo e speriamo di proseguire anche per i prossimi anni. Un'altra manifestazione che è veramente ormai un cult della Proloco è In Gir per Fan, questo nome in dialetto che voleva essere un po' un segno di vicinanza alla fanesitudine, che in realtà è una passeggiata degustativa che tocca i più bei punti del centro storico fanese, ma allo stesso tempo fa assaggiare della buonissima enogastronomia locale e del territorio, in collaborazione con tante realtà del territorio, e al contempo fa vivere la città, perché la città vive con tanti punti artistici che qualche anno è stata la musica, qualche anno è stata un po' anche qualche altro tipo di arte, eccetera eccetera. Una manifestazione che è sicuramente cresciuta tanto, arrivata al settimo anno di età, che ormai arriva a riempire il nostro centro storico, è fatta in primis con la collaborazione dell'amministrazione comunale, alla quale dobbiamo ringraziare, tutti gli uffici sempre molto disponibili, per avere anche tutte quelle aperture che permettono alle persone che partecipano di entrare in monumenti, musei, alcune chiese fantastiche come le conosciamo, come anche Santa Maria Nuova, con l'aiuto dei padri Cappuccini, oppure con il supporto della Confraternita del Suffragio, che è un'altra bellissima realtà locale. Tutte queste realtà aperte e visitabili, che fanno
fanno da contorno alla nostra enogastronomia, che è veramente fantastica. Ormai anche quest'anno 4 sono state le proloco del territorio che ci hanno dato un grande supporto: Urbagna con il crostono, Acqualagna con il tartufo, Monte Labate con la pesca e San Costanzo con la polenta, che ormai piace tantissimo. Tante le nostre associazioni locali nei quartieri che, oltre a spendersi nelle attività di quartiere, vengono e danno man forte per poter realizzare tutti i punti di degustazione enogastronomica e per poter servire le tante persone che partecipano. Circa 250 sono le persone, i ragazzi che partecipano ad In Giro per Fan e lo rendono possibile, e tante cantine del territorio che si rendono disponibili e fanno assaggiare i loro vini, che devo dire ormai il Bianchello è diventato veramente un vino fantastico. Siamo passati da quello che erano le cantine sociali ad avere tante cantine di produzione familiare o anche più grandi, che fanno veramente dei prodotti ottimi, ed ecco che in ogni tappa troviamo questi assaggi dei migliori vini locali, che insomma sono veramente buonissimi. Una manifestazione che vede la presenza assolutamente di tanti turisti che ci chiamano, e lo vediamo anche dalle conferme, dall'acquisto dei biglietti che avvengono online dalle zone di Bologna, dalle zone del centro Italia, ma anche veramente tanti giovani, soprattutto quest'anno che è stata una manifestazione piena di giovani che volevano divertirsi, quindi si fermavano nei punti musicali a ballare, a divertirsi, al contempo magari aspettavano o erano in fila per i punti di degustazione enogastronomica. Quindi una manifestazione che sta crescendo tanto e che rende veramente bella, accogliente la città in un periodo d'agosto dove ovviamente è già pieno di turisti e quindi si può vivere appieno la nostra città. La chiusura è sempre fantastica con questo mega concerto che avviene in piazza 20 settembre, tanti sono gli artisti che si sono succeduti nei vari anni, e quest'anno Marco Ligabue, che ci ha fatto veramente divertire, ha intrattenuto la piazza in modo veramente bello e importante, fino ad arrivare a avere la piazza tutta in piedi nei suoi momenti di spettacolo. Quindi In Giro per Fan, un altro bellissimo momento dove dobbiamo veramente ringraziare tanti i volontari che si spendono per questa cosa, e ovviamente ringraziare tutti i nostri sponsor che ci danno una mano. Ciao Cano! Al centro San Lazzaro siamo ormai da diversi anni sponsor della Proloco di Fano, e li sosteniamo perché fanno delle iniziative veramente interessanti, belle, guidate soprattutto dallo spirito di far conoscere la città, di promuoverla e di renderla sempre più interessante. Io penso per esempio alla manifestazione di quest'estate In Giro per Fan, che è una cosa secondo me meravigliosa. Ci hanno messo dentro tutto, ci hanno messo dentro la visita della città, la visita dei monumenti di Fano, i punti più belli della città, e poi la gastronomia, la conoscenza dei prodotti locali e infine i concerti, la musica. Io penso che una manifestazione più bella e più completa di questa non ci possa essere. Noi collaboriamo volentieri con loro perché lo spirito che li guida è appunto di rendere la città di Fano sempre più accogliente, più bella, poi anche perché è gente seria con cui ci troviamo molto bene. Quando si dice una cosa i patti si rispettano, si va avanti con molta velocità, con molta franchezza e con molto entusiasmo. Questa è una cosa che a noi ci piace e quindi ci troviamo molto in questa collaborazione che continueremo ad avere con la Proloco. Il fare rete, cifra un po' nostra di lavoro da quando siamo insediati, con miglioramenti progressivi,
si affinano le strategie di collaborazione, si mirano meglio i bersagli e poi c'è questa situazione per cui al di là dei grandi eventi che sono canonizzati eccetera, tantissime altre cose si possono immaginare e attivare in un territorio per rendere migliore l'accoglienza sia dei turisti che dei cittadini che possono permanere in una bella estate anche a Fano. Tante le cose fatte quest'anno non sarebbero state possibili senza il valore straordinario dei volontari, perché c'è chi dedica una parte delle ferie alle feste campagnole, come ha ricordato il presidente Etienne Lucarelli, alle iniziative di collaborazione con amministrazioni più impegnative, come è stata la Fano dei Cesena, il Giro per Fano e quant'altro, con uno slancio che è affettivo, che nasce dalla volontà di realizzare qualcosa per la città e di farlo insieme. E quindi questo penso che sia soprattutto nella nostra città, in Italia un po' in generale, ma nella nostra città una percezione che abbiamo, ma anche diciamo di fatto, che c'è tanta gente che dedica parte della propria vita e tempo libero a questi risultati. Quindi grazie a loro, perché sono veramente un patrimonio di umanità, di voglia di fare e di fare il bene della comunità. Siamo alla fine di questo bel percorso che ci ha portato da prima a parlare delle associazioni che noi valorizziamo, associazioni di quartiere per fare le loro feste campagnole, poi in questo percorso di eventi che, in cui si è messa in campo direttamente la nostra Proloco di Fano con la Fano Geo, con la Fano Fortune, con la Notte dei Desideri, con In Giro per Fan. Un'ultima sensazione di chiusura per le altre associazioni che fanno eventi di tipo culturale, come voglio citare il Paese dei Balocchi e il Palio delle Contrade, che sono arrivati a dei livelli veramente altissimi. Una che fa una manifestazione legata ai bambini con eventi di altissimo livello ormai nazionale, e l'altra che fa una rievocazione storica, quella sul periodo dei Malatesta, che è il Palio delle Contrade, parlo del gruppo storico La Pandalfaccia, che quest'anno è entrata in città praticamente prendendo spazio alla a Rocca, che è una location per loro veramente ideale. Ecco, ragazzi che veramente danno il massimo nelle loro attività. Il nostro video iniziale appunto recita: se ne fai parte ci metti il cuore. È un modo per dire che questi ragazzi veramente danno il massimo e che è veramente un aspetto culturale importante per tutta la comunità, e che quindi noi con passione cerchiamo di sostenerli e di portare avanti tutte le loro attività.